La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Un cordiale saluto cari telespettatori e cari telespettatrici di Reggio TV, per me è una grande emozione oggi proporvi una puntata speciale di Voci nella Storia. Abbiamo il piacere di avere qui a Reggio Calabria Lidia Menapace e con lei converseremo e ripercorreremo delle pagine importantissime della storia italiana. Abbiamo il piacere di avere veramente una staffetta partigiana, una pagina di storia vivente che può raccontarci quelli che sono stati proprio dei momenti fondanti della nostra storia. Beh, classe 1924, è nata a Novara però adesso risiede a Bolzano e lei è stata veramente una staffetta partigiana. Sono stata anche di più, perché il mio brevetto è partigiana combattente col grado di sottotenente, il che include anche il fatto di essere staffetta, ma non solo, ho fatto anche altro, per esempio servizio nelle carceri, cose varie, insomma. Non soltanto la staffetta, che era quello, era praticamente il ruolo di andare a portare messaggi alle formazioni che stavano in montagna, partendo in bicicletta dalla pianura, dalla città dove aveva sede il CLN, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale, che era la direzione politica e militare di tutta la resistenza praticamente. Lei come ha maturato questa scelta di fare la resistenza? Dunque, c'è un lungo retroterra, che la mia famiglia non era una famiglia fascista, ma erano repubblicani, mazziniani. Il suo nome è Brisca, insomma. Il mio nome da ragazza è Brisca, che è praticamente una forma di Brustia, che è un cognome molto diffuso in Piemonte e in Lombardia. Brisca è una variante e la Brustia, la Brusca, era quella spazzola rigida con cui si spazzolano il manto dei cavalli. Si vede che i miei antenati erano dei cavallanti, allevavano cavalli e perciò si chiamavano Brisca. Io sono nata appunto a Novara, che è una piccola città del Piemonte orientale, dove l'indole è piemontese, cioè piuttosto rigida, però il linguaggio, il dialetto è già lombardo, noi diciamo sciur e sciura, signore e signora, non monsieur e madama, come dicono per esempio a Vercelli, dove il dialetto è più piemontese, cioè somiglia al francese. Quindi questo, un po' questa mescolanza fin da principio. Nella mia famiglia, per l'appunto antifascista, perciò si parlava male di Mussolini, ma non nel senso che ci facessero lezioni di antifascismo, ma semplicemente non, si criticava sempre quello che Mussolini faceva, ecco. E poi, siccome noi abitavamo a Novara, vicino alla stazione ferroviaria, nel corso della guerra, siccome le stazioni erano molto bombardate, mio padre pensò che era meglio che fossimo sfollati. Si trovò un luogo a una ventina di chilometri da Novara, un pochino più verso la montagna, e lì sfollammo. Mia sorella e io venivamo tutte le mattine da lassù a Novara, perché c'era la guerra, ma piemontesi si ama a guerra, a scuola si va. Quindi, mentre scendevamo una mattina, dopo l'8 settembre del 43, ci fermano due ragazzi, in borghese, ma con il modello 91 a tracolli. Il modello 91 è il famoso moschetto dell'esercito italiano, non era moderno, ma insomma era ancora efficiente. Ci fermano e ci dicono: dove andate? Andiamo a Novara. Andiamo e veniamo, tutti i giorni scendiamo per la scuola, poi risaliamo per dormire tranquilli senza bombardamenti la notte. E allora uno dei due dice a mia sorella: ma tu sai dove sono le caserme, ci diresti come sono le mostrine dei soldati? Sì, sì, sì. E quindi mia sorella accetta questa cosa. E loro, prima di lasciarci andare, ci dicono: ma voi da che parte state? Questa è la domanda rispondendo alla quale si diventa partigiani o partigiane. Perché io dissi: hanno portato via nostro padre, che era stato richiamato quell'estate lì proprio a fare servizio presso l'ufficio, presso il suo reggimento, aveva già fatto la prima guerra mondiale, e noi stavamo contro quelli che l'hanno portato via. Quindi voi da che parte state? Siamo contro quelli che hanno portato via, che erano quelli della Repubblica di Salò. Quindi questa dichiarazione di parte, voi da che parte state, è una dichiarazione con cui si diventa partigiani o partigiane. Si diventa partigiani rispondendo a questa domanda: voi da che parte state? Ed è una parte che una volta presa determina quella che io chiamo una scelta di vita, non una scelta professionale da cui si può andare in pensione, e nemmeno una scelta di
diciamo, di ruolo politico. Io, per esempio, dico di me che sono ex senatrice, ho fatto un certo periodo di tempo al Senato, ma adesso non ci sono più, punto e basta. Mentre non dico mai che sono ex partigiana, perché invece partigiana continua a essere. Che senso ha oggi dichiararsi partigiani? E vuol dire, di fronte a ogni evento di un qualche rilievo, dire: ma io da che parte sto? Cioè, continuare a rispondere alla domanda: da che parte stai? Racconti qualche episodio adesso del suo essere combattente. Sì, allora, io non ho mai portato armi, per cui sembra contraddittorio che abbia il titolo di partigiana combattente. Invece considero una gloria della resistenza italiana, che è stata la più grande resistenza in tutta Europa, considero una gloria della resistenza italiana di aver ammesso che si può essere partigiani e resistenti anche senza le armi, che non solo le armi costituiscono resistenza. Io, per esempio, armi non ne ho portate. E qualcuno domanda: ah, eri già non violenta allora? No, no, io avevo paura di portare armi, non conoscevo l'uso. Correte che sapesse una ragazza di 18-19 anni di allora, mio padre non era nemmeno cacciatore, non avevo mai visto neanche un fucile da caccia, quindi proprio avevo solo paura di mettermi addosso una rivoltella, pensavo che mi sarei sparata nei piedi, quindi proprio per pura ignoranza dell'uso delle armi. Quando poi ho visto cosa fanno le armi, ho detto: no, non voglio imparare a sparare nella pancia di nessuno. E non per questo la resistenza italiana mi rifiutò, anche perché io non accettavo di fare violenza alle persone, ma alle cose sì, e quindi plastico per fare gli attentati l'ho portato. Questo è per esempio uno degli episodi più eroici, se volete, ma viene da ridere, più pieni di paura in verità, della mia esperienza partigiana, perché il plastico per fare gli attentati è esplosivo che esplode al freddo, bisogna portarlo a pelle. E quindi, quando dovevo portare un plastico per gli attentati, prima di uscire di casa mi mettevo questa cintura esplosiva intorno alla vita e sopra ci mettevo i giubbotti, i cappotti e tutto quanto per tenerla calda, e poi anche mentre camminavo cercavo che non ci fossero spifferi che si infiltrassero lì, perché non sarei saltata. Perché sarebbe saltata in aria. Sarei saltata in aria, sì. E quindi poi arrivavo in una stanza calda e finalmente si sfilava questa cosa, io tiravo un gran fiato di sospiro. E quante volte ha fatto questo trasporto? Beh, questo mi è capitato varie volte. Cioè, ma sempre in Piemonte ha fatto questo? Sì, Piemonte e Lombardia, perché Novara è molto confina, diciamo, con la Lombardia. La resistenza è sempre una cosa molto localizzata, non c'è una battaglia campale dove tutte le forze della resistenza hanno incontrato la guerra, perché l'avremmo persa di sicuro. La guerriglia, come si suol dire, non è appunto, certo, una guerra di... C'era una certa sproporzione, insomma, c'era una sproporzione assoluta. Mm-mm. Anche quando era vicino alla sconfitta, la Wehrmacht era una cosa militarmente assai superiore, non c'era partita, voglio dire, noi mai avremmo affrontato una battaglia campale. Infatti anche i reparti armati, quelli che portavano le armi durante le... si limitavano, facevano prevalentemente sabotaggi, prigionieri per poter fare scambi di prigionieri. Non ci fu mai una battaglia campale, l'avremmo sicuramente persa. Aperto, una cosa, insomma, dichiarata. L'avremmo sicuramente persa, nemmeno sulla linea gotica, dove il confronto fu particolarmente aspro, la Wehrmacht ne fece di tutti i colori sulla linea gotica, e la linea gotica dall'Adriatico al Tirreno fu lo scontro più lungo e sanguinoso che la resistenza abbia avuto, ma non c'è una battaglia campale di quella zona lì. Tanti scontri, tante piccole scaramucce, tanti punti di penetrazione da parte di forze partigiane e la Wehrmacht che resisteva, insomma. Al massimo cercavamo di fare qualche prigioniero per poterli scambiare con dei prigionieri partigiani prima che li fucilassero, insomma. La resistenza è tutta una guerriglia, non una guerra, semmai, ed è per lo più uno scontro di carattere non violento, di azione non violenta, ecco, non di non violenta, di azione non violenta. E quali altre azioni lei ha compiuto, oltre al trasporto di questo esplosivo che avrebbe dovuto appunto poi deflagrare a freddo? Che poi deflagrò, in effetti, chi lo prendeva lo portava poi sui ponti e lo faceva saltare, perché era un grandissimo aiuto alla resistenza a fermare la Wehrmacht. E allora, se tu fai saltare un ponte o fai saltare i binari delle ferrovie, impedisci un attraversamento, ovviamente, un avanzamento. E quindi blocchi l'esercito
che ti è più ostile, quello che se no sicuramente ti vincerebbe. Allora, la resistenza italiana sotto questo profilo è stata la più grande resistenza europea, perché anche la Francia ha avuto il Maquis, però la Francia era un paese che aveva già vissuto la democrazia dalla rivoluzione francese. Noi venivamo da 20 anni di fascismo e quindi per noi fu una cosa più straordinaria questa presa di coscienza antifascista, e da questo segno particolare alla resistenza italiana di essere infatti la più grande resistenza europea. Lei è fiera di essere stata? Assolutamente. Di essere ancora partigiana? Sì, sì, assolutamente. Perché, come ripeto, una scelta di vita mi ha lasciato questo atteggiamento di dire: ma tu da che parte stai? Lei che ricordo ha delle milizie tedesche? Dunque, non dico mai tedeschi, dico nazisti. Nazisti. Perché non sono tutti tedeschi. La resistenza è corretto, certo. Sì, la resistenza in Germania è stata una piccola cosa, ma io voglio ricordare che anche in Germania, sono d'accordo con uno storico francese che si chiamava Semmelweis, che dice che Hitler è stato sconfitto, certo, dall'Armata Rossa, nelle grandi battaglie campali in Europa, certo dagli alleati in cielo e in mare, ma soprattutto dall'odio di tutti i popoli, compreso il suo. E credo che abbia ragione, insomma, quindi io cerco di stare molto attenta a questo, come dico sempre, nazisti e non tedeschi. Certamente non c'era proporzione alcuna tra noi, insomma, perché la Wehrmacht, anche alla vigilia della sua sconfitta, era un esercito coi fiocchi, insomma, cioè che oltretutto che obbediva agli ordini, proprio semmai con quell'atteggiamento tipico della cultura germanica, questo devo dirlo, che è un atteggiamento di grande obbedienza verso l'autorità, qualunque essa sia. Rigore, disciplina. Sì, appunto. E quindi questo era mostrarlo fino alla fine, facendo poi anche delle cose terribilissime proprio sulla linea gotica nell'ultimo periodo della guerra guerreggiata, sì. Lei è nata a Novara e ha trascorso i primi anni della sua vita a Novara. Ho fatto fino al liceo e all'università, mi sono laureata presto perché ho saltato vari anni dell'insegnamento, sempre a Novara, studiando a Milano alla Cattolica. Alla Cattolica. Quando è che lei si è dovuta trasferire in una zona più protetta, diciamo? Dopo, verso il 42, i primi 2 anni di guerra, la guerra è stata dichiarata il 10 giugno del 40, noi abbiamo dichiarato guerra. Già io allora speravo di essere, ero un po' antifascista, anche la mia vicina di banco, e eravamo così poco consapevoli di quello che speravamo tanto che Mussolini facesse il giro di valzer allo stesso modo che l'Italia aveva fatto nella prima guerra mondiale, e che quindi Mussolini dichiarasse guerra a Hitler. Lo speravamo, proprio eravamo delle stupide bambine che avevano dei sogni, non delle opinioni. Ma quando il 10 giugno del 40 eravamo in piazza come tutti d'obbligo perché Mussolini pronunciasse il suo discorso, quando sentivo Mussolini dire la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori, cioè Anna Maria e io, la mia vicina di banco, ci guardammo dicendo: ahimè, ha dichiarato guerra alla Germania, all'Inghilterra e alla Francia, non alla Germania. E la guerra cominciò subito pessimamente per noi, perché siccome stavamo in Piemonte, i francesi cominciarono i bombardamenti. E quindi sono passati circa 2 anni di bombardamenti nel corso dei quali io ho visto la popolarità di Mussolini, che era molto popolare, scemare gradatamente e poi crollare di botto quando Mussolini, temendo che Hitler vincesse da solo col Blitzkrieg, con la guerra lampo, dichiarò nel 43, poco prima del 25 luglio del 43, ho bisogno di quelle alcune migliaia di morti per potermi sedere al tavolo delle trattative. La sua popolarità crollò di botto, perché tutti cominciarono: ma come sarebbe? Lui è il padre della patria, quello che fa morire gli italiani. E poi ha bisogno che noi moriamo in mille perché lui possa sedersi al tavolo delle trattative e fare la parte del vittorioso. Proprio si alienò quasi repentinamente l'opinione pubblica, e la resistenza conquistò molto consenso. Sì, appunto, e quindi protezione. Certo. Noi che avevamo sempre bisogno che qualcuno ci riparasse, che ci nascondesse, da allora trovammo sempre chi ci dava un... episodio che è rimasto nella sua memoria in maniera più nitida? Sì, ce ne sono alcuni. Dunque io, oltre a fare la staffetta, cioè portare messaggi
sono le formazioni in montagna, prestavo servizio anche nelle carceri di Novara, sotto copertura benefica naturalmente, c'era un patronato delle carceri, che era una cosa del vescovo, e c'era una signora che era la patronessa, io la chiamavo zia, era una signora che faceva parte della resistenza, noi andavamo nelle carceri ad aiutare i detenuti comuni, ovviamente portavamo un po' di mele, qualche maglietta, io ho conosciuto allora tutta la malavita della mia città, perché erano tutti in galera, e però intanto che eravamo lì, il direttore delle carceri ci lasciava parlare anche con i detenuti politici. E mi ricordo, questo è uno dei ricordi più intensi che io abbia avuto, una mattina andiamo, ci facciamo aprire la cella di un politico che io conoscevo, era uno scultore novarese, piangeva disperatamente, era irriconoscibile, era stato torturato orribilmente, aveva un orecchio, io non mi fermo nemmeno a descrivere questo, poi c'è persino una certa morbosità e comunque piangeva, io pensavo che piangesse per il dolore, dicesse dimmi cosa dobbiamo farti per aiutarti un po', e lui invece seguitava a dire ho parlato, piangeva per la vergogna, perché aveva ceduto a queste torture dicendo dei nomi. E allora questa signora, che io chiamavo zia, e io gli dicevo stai tranquillo, la resistenza non ti chiede di farti squartare, si dice resisti finché puoi, poi parla. Anzi, se tu adesso dici a noi gli stessi nomi che hai detto a loro, andiamo noi ad avvisarli che scappino, arriviamo noi prima dei nazi comunque, quindi c'è rimedio. Ma lui non si confortava per questo, perché evidentemente aveva di sé l'opinione che sarebbe stato capace di resistere alla tortura. Quindi si vergognava veramente di questo. Invincibilmente sconfitto. Allora noi ci facciamo dire questi nomi, lo salutiamo cercando di confortarlo un po', mentre veniamo via io dico ma cosa faccio io se mi prendono, perché invece io ero convinta che non resisto alla tortura, e quindi che faccio? Anche se per caso me ne andassi dalla resistenza, so già abbastanza cose, che se mi prendono adesso mi cavano fuori da qualsiasi cosa. Allora dico cosa devo fare? Dico tra me, ma se io i nomi li dimentico, possono anche squartarmi, se li ho dimenticati, li ho dimenticati. E avevo una tale paura che io da allora non ricordo un nome. Cioè, tu mi dici come ti chiami, io tra 10 minuti non lo so. Potrei dimenticarmi come mi chiamo io, ancora adesso. Perché evidentemente è una cosa che è entrata nel DNA. E io, meccanismo di autodifesa. Assolutamente. E sono, che mi è rimasto dentro a tal punto che appunto io mi faccio sempre dire no. Però siccome i messaggi li dovevo consegnare, le facce non le perdo, quindi ancora adesso io ho una memoria più che altro bisogno. Ogni tanto vedo qualcuno e dico, te ho già visto, non so più dove metterti, ma infatti sei una persona che ho visto già una qualche volta, mi è rimasto in mente. Lei aveva un nome di battaglia? Sì, Bruna. Bruna, perché era... Perché appunto non mi era ancora nevicato in testa, sì appunto. E la sua compagna di banco invece anche lei una... Sì, lei che era bionda si chiamava Chiara. Come nome di battaglia, sì, appunto. Era un nome di battaglia per modo di dire, perché eravamo tutti dalla stessa piccola città, ci conosciamo per nome vero, in verità, ecco. Ma comunque, questa abitudine ci fu. Anche nel mio brevetto partigiano è scritto nome di battaglia, Bruna. Senta, ne approfittiamo anche per chiedere, noi con questa trasmissione ci siamo anche occupati di andare a conoscere e raccogliere la testimonianza di partigiani calabresi, perché la resistenza non si è fatta qui al sud, però il sud ha combattuto, perché uomini hanno combattuto anche dove si è fatta la resistenza. È un fenomeno nazionale, esatto. Assolutamente, non solo perché ci sono state le 4 giornate di Napoli, che sono state le prime in Europa addirittura, ma perché quando dopo il 25 luglio del 43 l'Italia rimane divisa in due alla linea gotica, e sopra la linea gotica c'era la Repubblica di Salò e Hitler che comandavano, tutti i meridionali che prestavano servizio militare al nord dovettero decidere cosa fare, e per lo più decisero di andare in montagna, perché non potevano come invece chi stava sotto la linea gotica tornarsene a casa. Quindi gran parte delle prime formazioni resistenziali furono di meridionali che, essendo rimasti al nord, decisero da che parte stare. Magari prima ospitate per qualche tempo dai contadini e poi magari andando ad occupare qualche rifugio di montagna e dando origine alle prime formazioni.
Lei ha conosciuto qualche partigiano del Meridione, del Sud? Assolutamente, io ho fatto servizio di staffette e altro, soprattutto per la Repubblica dell'Ossola. La Val d'Ossola è una valle della provincia di Novara. Allora Novara era una provincia grande, Novara e Cuneo erano le due più grandi province piemontesi, adesso Novara è più sbriciolata, ma allora comprendeva anche la Val d'Ossola. In Val d'Ossola ci fu una Repubblica partigiana, una delle alcune repubbliche, però la più politica, che si pensò come uno Stato, infatti nominò una giunta di governo. Di questo governo faceva parte una donna, una compagna milanese che si chiamava Gisella Floreanini, straordinaria donna, che diventò ministra della Repubblica dell'Ossola. E quando la Repubblica dell'Ossola fu investita da un terribile rastrellamento dai nazifascisti che proprio la distrussero, lei accompagnò per sentieri di contrabbandieri i bambini delle famiglie rastrellate in modo che potessero la Svizzera aprire frontiere, non in maniera ufficiale, infatti bisognava andarci per sentieri da contrabbandieri. E lei, appunto, quando tornò ad aver consegnato l'ultimo bambino o bambina delle famiglie rastrellate in Svizzera, la Svizzera li accolse, si accorse che non aveva più suola negli scarponi, a tal punto aveva marciato e camminato avanti e indietro, insomma. Anni dopo mi ricordo, perché la conoscevo molto bene, allora le ministre non avevano la macchina blu, no. No, andavano a piedi, consumavano anche le suole degli scarponi, sì. Possiamo dire, lei ha splendidi 92 anni, sì. In 92 anni lei insomma è ancora partigiana, sì. Lei si è impegnata, insomma dopo la fine della guerra comunque il suo impegno è stato sempre rivolto anche alla politica, è stata femminista convinta, ha lavorato anche negli ambienti cattolici e poi ha insegnato, la sua attività principale è stata quella di insegnante. Ho letto anche che lei è stata la prima consigliera donna, sì. E la prima assessora donna a Bolzano. Delle esperienze politiche la più importante e interessante fu il Campidoglio, perché io sono stata anche consigliera comunale a Roma per il PDUP e ricordo in quel periodo in particolare il fatto che il movimento femminista romano trattò con noi per ottenere una sede e io appunto in consiglio comunale mi delegarono a rappresentare il movimento delle donne e rivolgendomi ai vari componenti, il PC aveva il sindaco allora, il primo sindaco comunista di Roma, i socialisti erano nostri alleati, quindi comunisti e socialisti erano già d'accordo anche di lottare per una sede del movimento delle donne romano. Liberali e socialdemocratici erano da convincere, quindi io dissi argomentazioni. Poi mi rivolsi al movimento sociale che aveva parecchi consiglieri a Roma dicendo al loro capogruppo che era il senatore Marchio, che era un armadio d'uomo, un omaccione, dicendo io so che lei ha paura di noi, e lui disse no, io non ho paura, no, se facciamo lei, io ho paura di lei, ci figuri un po', ma lei ha paura di noi perché noi rappresentiamo un'idea di donna che proprio lei non riesce minimamente ad accettare. E allora lui e gli altri vennero a picchiarci nei banchi del Campidoglio. Mai è successa una cosa di questo genere. I romani dicono che al Campidoglio ce ne sono visti tutti i colori, tant'è vero che la statua antica romana, il Nabarco, che è lì, gli è cascato il naso dalle puzze che ha sentito, dicono i romani che vanno battute un po' su tutto, ma quella non l'avevano mai sentita nemmeno loro. Vennero a picchiarci, mandarono all'ospedale alcuni compagni, per l'appunto. Fu l'episodio più violento, alla fine del quale, tuttavia, il Campidoglio votò e votò per darci una sede, quindi il Buon Pastore, la sede del Buon Pastore che è oggi la Casa Internazionale delle Donne di Roma, fu conquistata in quelle circostanze. Io ricordo quello come l'episodio più straordinario di tutta la mia, peraltro. Per certi versi anche rivoluzionario. Lei dov'era il 2 giugno del 1946? Andavo a votare. Andavo a votare. Andavo a votare la prima volta, sì, e votavo Repubblica ovviamente. Come peraltro molte donne, perché non so se ve lo ricordate, ma 1 milione di voti di donne più che di uomini fu rivolto alla Repubblica. Quindi quando io dico che la Repubblica è un po' cosa nostra, non dico una falsità. È stata più scelta dalle donne che dagli uomini. Sì, sì. Senza che, inaspettatamente, perché si soleva dire la Repubblica è un salto nel buio, ma evidentemente in Savoia presso la popolazione non avevano lasciato di sé nessun... Non avevano seminato. Assolutamente niente, non erano simpatici, erano... Io
la mia famiglia era mazziniana, quindi noi eravamo già stati allevati, perché io tornavo da scuola, la nonna mi chiedeva cosa hai fatto oggi a scuola, una volta che io dissi, la maestra ci ha spiegato Vittorio Emanuele II, padre della patria, il mio nonno mazziniano Brontolone disse molto padre della patria, metteva incinte tutte le ragazze che incontrava e quindi io cominciai ad avere un'opinione non particolarmente gloriosa di questo re. Quando poi, qualche anno dopo, la maestra disse adesso vi parlo di Umberto I detto il re buono, io che avevo avuto uno zio ferroviere anarco-sindacalista che aveva mandato un telegramma a Bresci quando uccise Umberto I e che aveva aiutato mia nonna ad allevare mia mamma perché mia mamma è rimasta orfana di padre che era un ferroviere, un macchinista ferroviere per la polmonite presa in servizio e per noi questo zio era straordinario, cioè, ma se lui era contento che Bresci avesse ucciso Umberto I, tanto che gli mandò un telegramma, come fa la maestra a dire che Umberto I era il re buono, se lo zio Luigi era contento che l'avessero ammazzato? Quindi alzai la mano e la maestra mi disse, sta zitta tu che vuoi sempre parlare, perché eravamo oramai sotto il fascismo, era il 31, io sono del 24, 31-32, e io tornai a casa e disse, la maestra non mi ha lasciato, dire che... E mia mamma mi disse, ma hai parlato? No, meno male, disse lei, perché... Saresti esposta. Sarebbe stato pericoloso. E mi disse, guarda che a scuola le persone importanti le fanno sempre passare per un po' meglio di quello che sono. Io considero questo già un inizio di spirito critico che mi fu instillato da mia madre, quindi... Questa è la mia formazione pre... Spirito critico che lei sicuramente avrà trasmesso anche quando è stata insegnante a scuola, sì, e all'università. Sì, ho cercato sempre di rispettare, diciamo, la libertà di opinione. Cioè non ho mai detto è così perché ve lo dico io che sono un insegnante, ho un titolo più... Dico, probabilmente, guardate, ho ragione io, ho letto più libri di voi, ho più anni di voi, ci ho pensato. Ma se avete delle opinioni contrarie, ditele, ho piacere che ne discutiamo. Non ho mai usato il registro come un'arma, sia pure impropria. Da me gli studenti, anche quelli di liceo, si facevano interrogare, dicendo voglio essere interrogato su questo argomento per un quarto d'ora. E io valutavo il tempo che ci mettevano a presentare l'argomento, anche perché ho detto, così vi abituate al fatto che quando si deve andare a un'assemblea, seppure di condominio, per guardare l'ordine del giorno e parlare secondo l'ordine del giorno in tempo perché parlino anche gli altri, perché se uno ho qua tutta la mattina a dire che bisogna... Non c'è nemmeno utile per stare al mondo, insomma. Sì, appunto, se no si dice che bisogna pulire le scale, ma non dice come, quando e chi, le scale rimangono sporche. Ultime due riflessioni. La prima sul femminismo. Oggi è ancora attuale parlare di femminismo per come questo movimento è nato, cioè una rete di donne che si mettono insieme e che in qualche modo si mettono contro evidentemente un genere maschile che resiste, oppure è il caso magari di rimodulare questo modello? Anche qui un'esperienza anticipatrice, nel senso che nella mia famiglia appunto questo fondamento democratico era tale che dovevamo occuparci ciascuno un po' di sé, ma insomma anche mio fratello doveva disfare il letto prima di andare a scuola e rifarlo prima di uscire di casa, insomma, e a tavola serviva anche lui ogni tanto, insomma. E anzi c'era l'abitudine quando si era alzato, già che sei in piedi fai questo, fai quell'altro, dicevamo noi, perché lui è il più piccolo, il mio fratello ha 10 anni meno di me. Quindi in famiglia ero abituata a non avere questa esperienza. Mia mamma e mio padre discutevano tra di loro con grande... E c'era già una parità. Sì, in qualche modo. Ed era sì, piuttosto inedita però all'epoca. Assolutamente, molto inedita. Ma mia madre, essendo rimasta orfana di padre piccolissima, avendo una madre che l'aveva fatta studiare per quanto era possibile allora, una ragazza aveva fatto fino alle complementari, come della terza media, era già molto. Tant'è vero che lei, che lavorò da appena poté, non faceva l'operaia ma l'impiegata. Mia madre, per me e mia sorella, aveva coniato questo codice etico che io tuttora considero straordinario, cioè ragazze siate indipendenti e poi fate quello che volete, prendete marito, lo tenete, lo mollate, l'importante, lo cambiate, l'importante è che non dobbiate mai chiedergli soldi per le calze, perché non si può essere indipendenti nella testa se si dipende nei piedi, che io trovo tuttora un codice assolutamente. Allora, con questa formazione io vado a scuola e arriviamo fino alla mia laurea. Alla
discussione di laurea, il redattore, che era il magnifico professor Taddei, il cattedratico della letteratura italiana, lei ha insegnato lettere, filosofia, ricordiamo, latino, materie umanistiche. Italiano e latino, sì sì. Mi sono laureata in italiano nell'indirizzo moderno della facoltà di lettere. E il redattore dice, con l'intenzione di farmi un grande complimento, questo lavoro, la mia tesi, è indizio di un ingegno davvero virile. E io a questo punto dico, non vorrei laurearmi per errore di persona, io sono una donna. E giuro, la reazione fu tale che sembrava che io avessi ruttato durante un pranzo di gala. Ecco, fatto proprio qualcosa proprio di assolutamente inopportuno, sì, fuori sì, luogo. Maleducato, volgare, una cosa che non si deve fare. Comunque, siccome avevo un bel libretto e tutto quanto, alla fine mi dettero tutto quello che mi veniva, il 110, la lode, la laurea, eccetera, eccetera. E il correlatore, che era un giovane docente col quale ci davamo del tu, venne poi a dirmi, Apollonio, che era questo cattedratico, era furibondo con te, ha detto, è proprio una donna anche lei, è un po' isterica, aveva sempre ragione lui, insomma, cioè io potevo aver detto, che se invece di essere contento di essere detto di ingegno virile protestavo, vuol dire che ero isterica, cioè che ero proprio una donna con le tipiche... Ma a distanza di diversi decenni ancora questi stereotipi esistono? Beh, queste cose che anche Apollonio ripeteva hanno come minimo 3.000 anni. Quindi dice lei, non ci dobbiamo meravigliare che esistano ancora oggi. Sicuramente una generazione o due, anche molto combattive come siamo state noi femministe storiche, non bastano. E forse non basta nemmeno questo femminismo un po' imitativo, paritario, nel senso... Io di questo mi accorsi abbastanza presto, perché... Ogni volta che sentivo una donna, una giovane donna, una compagna che diceva voglio fare tutto quello che fanno gli uomini, io dicevo anche le scemate, perché fanno anche delle scemate allora. E non riuscivo mai, dicevo ma devo trovare l'obiezione cruciale, quella a cui non si può non rispondere dando ragione. E l'avevo immaginata così, dicevo ma scusa tu, se sei favorevole alla pena, sei contrario alla pena di morte, prima ti impegni per abrogare la pena di morte o per la parità prima chiedi l'ammissione delle donne alla carriera di boia? E mi fu risposto da una compagna, prima per la parità l'ammissione alla carriera di boia. Dico, vedi bene che allora un femminismo imitativo che... Non è autentico. No, non è utile. Non è costruttivo. Se paghiamo un po' lo scotto di quel femminismo lì oggi, perché la donna... ha cercato e forse in parte ancora oggi cerca di fare tutte le cose che fa l'uomo, sì, non di autodeterminarsi con le proprie specificità, no, in un rapporto effettivamente paritario. Ma per fare questo bisogna però prendere, come dire, una prospettiva, ma anche più... una coscienza di sé più completa. Sì, ma soprattutto una prospettiva, cioè cominciare a dire sono come minimo 3.000 anni che succede che perché l'uomo è considerato comunque dominante, perché il bacino del Mediterraneo ospita le tre grandi religioni monoteiste e quindi la cultura che dipende da questo impianto religioso è una cultura monoteista, diciamo patriarcale, dove c'è uno che è il patriarca ed è sempre il primo. Allora, io dico, ma vorrei non essere fraintesa, che il nemico principale del femminismo è il monoteismo, ma non voglio fare una guerra di religione, non mi sogno neanche, basta bene che l'abbiamo già inventata noi la guerra di religione e poi l'abbiamo anche subita. È che è questa visione del mondo che tende alla sintesi e ridurre la complessità fino all'uno, quello che impedisce a noi di esistere, perché noi siamo comunque il due. Se tu non passi dall'uno al due, non puoi prendere in considerazione la serie infinita dei numeri. Ti fermi all'uno e cerchi di riportare tutto all'uno. Quindi poi continui a dire che per fare qualcos'altro devi proprio anche mentalmente superare una cultura, diciamo tra virgolette, monoteista e prendere cognizione che invece ciò che dobbiamo realmente affrontare e risolvere è la complessità. Ma sarà per questo, secondo lei, che oggi assistiamo all'aberrazione assoluta, cioè dell'uomo che uccide la donna, proprio perché sono tali? È tornato il patriarcato, cioè il capitalismo è, secondo me, in crisi, il suo modello economico non vale più, eccetera, eccetera, eccetera. Però il patriarcato ha in questa fase vinto, e infatti, per esempio, ci fa vincere le elezioni in America a Trump, che... si prenda pure questa gloria il patriarcato se vuole, insomma, io non gliela invidio sicuramente, però mi accorgo che essere semplicemente
il meno peggio di fronte al modello patriarcale non serve per vincere, infatti Hillary Clinton non ha vinto, ma anche essere imitatrice del modello di Hillary, che è una singolarmente antipatica, lasciamo stare tutto il resto, nonostante tutto è antipatica. Beh, però le ministre del governo italiano sono veramente delle Hillary Clinton, sono un'antipatia unica, insomma, riescono a essere più antipatiche di Secondo Hillary. Secondo lei quale strada dovrebbe imboccare? Quale strada dovrebbe imboccare la donna e quale strada dovrebbe imboccare l'uomo per arrivare a una parità? L'uomo ci pensa per i fatti suoi, io non faccio la guerra. Ma non crede che ci debba essere un incontro tra le due parti per poter costruire qualcosa di stabile? Per molto tempo questo incontro sarà comunque uno scontro. Quindi ancora siamo destinati a scontrarci, lei dice? Secondo me sì, perché la differenza di potere è singolarmente forte. Allora, io continuo a ripetere, ogni volta che comincio un discorso dico sempre buongiorno a tutte e tutti, dicendo che bisogna dire tutte prima, non per cortesia, ma perché noi siamo di più. Le donne, all'ultimo censimento in Italia, risultano essere 2 milioni e 300 mila più degli uomini, non un piccolo numero. Che cosa è in gioco, allora? Che gli uomini non mollano, infatti dimenticano sempre che loro sono la minoranza. Continuo a dire, noi siamo una democrazia rappresentativa, de che se occupate tutti i posti e noi che siamo la maggioranza rimaniamo addirittura senza. In gioco è il potere e bisogna sapere che fino a quando non sarà possibile gestire la complessità senza passare al patriarcato, questo problema non sarà risolto. Ma si può gestire una comunità senza potere? No, ma io non ho mai voluto essere, molte femministe dicono io non voglio il potere, io ho sempre voluto il potere, non questo potere. Esiste un potere non cattivo quindi, un potere che fa bene, fa il bene comune? Bisogna trovarlo se non esiste, perché siccome tra gli animali ci sono degli animali dotati di ragione che si chiamano umani, i quali decidono in che modo vivere. I greci hanno inventato quasi tutto, hanno inventato che mentre gli animali vivono nelle boscaglie in fondo al mare, così senza gli uomini e le donne, la specie umana vive nella polis, cioè un luogo determinato da leggi che consentono di vivere insieme. Quindi la polis è una cosa straordinaria da questo punto di vista. I greci che hanno inventato il polites, il cittadino, hanno inventato una grande cosa, ma anche i romani chiamano urbs la città, urbano o civile, sono sempre nomi che derivano da quello, vuol dire una persona gentile, capace di vivere nella civiltà e così via. Ma recentemente un politologo tedesco che si chiama Luhmann, recentemente per dire un paio di 10 anni fa, una ventina d'anni fa, ha scoperto la complessità e dice ma il partito politico, che è stata una delle grandi invenzioni teoriche del pensiero politico, è uno strumento che può governare una società semplice, dove ci sono feudatari e servi della gleba, borghesi e operai, padroni e operai. Ma quando la società è formata, per esempio, da un enorme ceto medio o dal movimento delle donne che non sta né di qua né di là, sta altrove, cosa fai tu? Devi confrontarti con la complessità, e fino a qui io do ragione a Luhmann, che è un teorico di destra ma molto intelligente. Quando poi lui però dice devi ridurre la complessità, io non sono più d'accordo, perché se riduci la complessità, riduci, alla fine se ti trovi di fronte al patriarca c'è il monoteismo. L'importante è imparare a governare la complessità senza ridurla. E lei pensa sia possibile? Sì. Mi sforzo di pensare dei modelli di vita associata in cui, per esempio, si mettono in ordine di tempo. Prima facciamo quell'obiettivo, poi facciamo quest'altro, un pezzo di questo, un pezzo di quest'altro. Per fare questo bisogna avere delle forme di governo della comune, della polis, insomma, certo, che rispettino queste caratteristiche, quindi non degli ordini obbliganti, ma dei suggerimenti su come comportarsi. Secondo lei la nostra Costituzione, ora ci avviciniamo ai 70 anni della sua vigenza, riesce a governare questa complessità? Dunque, ci sono dentro buoni elementi per farlo, però la Costituzione non è un dogma. Io vorrei che la Costituzione fosse riscritta in linguaggio inclusivo, che ci sia sempre le cittadine e i cittadini.
Questo si potrebbe fare anche senza una legge costituzionale, basta una legge ordinaria per questo. In più, se mi si chiede nel più nel merito, io dico, c'è un articolo che io proprio vorrei abrogare, che è l'articolo 7, quello del concordato. Perché fino a quando c'è il concordato l'Italia non è un paese laico. Un paese nel quale coloro che sostengono la più diffusa... Il concordato con la Chiesa sarebbe. Sì, con la Chiesa Cattolica, sì. Che è inserito nella nostra Costituzione, per l'appunto. Sì. Allora, fino a quando c'è quell'articolo lì, l'Italia non è formalmente un paese laico, perché un paese nel quale coloro che seguono la confessione religiosa più diffusa, cioè i cattolici e le cattoliche, hanno bisogno di essere protetti da uno Stato estero, cioè dallo Stato della Città del Vaticano, non è un paese laico. Cos'altro cambierebbe della Costituzione? Preferirei che la Costituzione diventasse da molto favorevole all'autonomia, addirittura federalista. Questa sarebbe la sua prospettiva. Sì. Siamo veramente in chiusura. Invece, l'articolo che secondo lei è intoccabile? Per l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene l'articolo al popolo 1. Che la esercita, sì. Ed è applicato questo articolo? Non tanto nel secondo comma, nemmeno nel primo, perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, si dice spesso sul lavoro altrui, perché chi dice questo, però questo fondamento è intangibile. Poi la sovranità appartiene al popolo, spesso è stato letto con una certa leggerezza, così senza pensare, perché dopo la rivoluzione francese è ovvio, ma invece non dice semplicemente dice appartiene, che è un verbo forte, e poi appartiene al popolo che la esercita, quindi anche l'esercizio della sovranità appartiene al popolo. Questa è una parte inattuata ancora. E sarebbe molto... E di chi è la responsabilità, della politica? In quanto amministratori, in quanto governatori o dei cittadini? Beh, è diffusa. È diffusa, insomma, di volta in volta, insomma, per quanto ci è voluto, per istituire le regioni, come sono spesso giudicate male senza vedere cosa fanno per davvero. Non si possono giudicare 70 anni di storia, così io sono sempre per un giudizio non tranchant ma molto meditato su questo punto, su quest'altro, perché penso che sia così che si fa politica, non strillando tutti rubano. A me è capitato, stavo entrando al Senato, ci fosse di Grillo che strillava tutti rubano, io dissi io no. E lui disse, ma chi sei tu? Ma non è questa la domanda è che io non rubo, quindi tu non devi dire tutti rubano. Buona parte sì, come si diceva una volta, ma per esempio io no. Come dice, i ladri rubano, appunto, ma chi è ladro ruba? Ringraziamo Lidia Menapace per questa conversazione e vorremmo che lasciare i nostri telespettatori, che ringraziamo per averci seguito in questa puntata straordinaria di Voci nella Storia, con una sua considerazione su che cosa sia la storia e su che cosa sia la memoria. Beh, la storia è una parola che per i greci voleva dire ricerca, istoria, per i romani voleva dire imprese fatte, res geste. Per i tedeschi vuol dire l'accadimento, Geschichte, quindi tre tradizioni culturali danno di storia già un significato diverso. Allora bisogna ricordarsi che le parole sono pietre, vanno usate sapendo che cosa significano. Storia significa questa. Memoria significa che degli avvenimenti che accadono, della Geschichte, degli avvenimenti che succedono, o delle imprese che facciamo, le res geste, si può conservare o no il ricordo. Chi dissipa tutti i ricordi diventa uno smemorato, e non è un complimento dire a una persona se è smemorato, vuol dire se è un po'. E se questa cosa si riferisce a un popolo è pericolosa, perché un popolo smemorato può essere condotto dove si vuole. Invece se ha memoria organizzata, la tiene da conto, la trasmette, trova le forme per raccontarla, diffonderla, scriverla, mantenerla, fare lapidi e tutto quanto, allora è un popolo che è avvertito, capisce quello che fa, è capace di dire dei sì, dei no, un po', adesso vediamo. È finalmente un popolo degno di questo nome, non semplicemente una massa bruta che può essere spostata di qua in là. Quindi secondo me la memoria è una cosa molto importante proprio per questo. Grazie. A ringraziamo voi. Ancora una volta Lidia Menapace, ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguito. Grazie. Grazie a voi. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.